Sono contento. La commissione bicamerale sulla scomparsa di mia sorella si farà. Pietro Orlandi ha reagito con queste parole all'approvazione del Senato per l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul caso della scomparsa di sua sorella, Emanuela Orlandi, e di quella di Mirella Gregori. Entrambe le ragazze avevano 15 anni quando scomparvero. Emanuela, cittadina vaticana, sparì da Roma il 12 giugno 1983, mentre Mirella scomparve poco prima, il 7 maggio dello stesso anno. Sono trascorsi 40 anni e il destino delle due giovani rimane avvolto nel mistero. Cosa accadde loro? I due casi sono collegati? E soprattutto, che fine fecero? Il percorso verso il voto del Senato è stato lungo, caratterizzato da numerosi rinvii e non privo di polemiche. Sebbene la Camera abbia unanimemente approvato l'istituzione della Commissione, al Senato si è raggiunto un sostegno quasi unanime. Tutti i senatori presenti si sono espressi a favore. Tra gli esponenti presenti solo due si sono astenuti, Pier Ferdinando Casini e Maurizio Gasparri. L'unico voto contrario è stato espresso da Roberto Menia, ha precisato Orlandi. Non mi sono piaciute quelle astensioni, avrei preferito dei no. Casini ha detto di non aver votato, per rispetto alla famiglia, ma ognuno è libero ed è giusto che sia così. In effetti, il giorno precedente al voto, il senatore Pier Ferdinando Casini aveva già comunicato in aula ai suoi colleghi senatori qual era la sua intenzione. Pensate davvero che il Parlamento possa portare novità sconvolgenti alle indagini giudiziarie? Io voterò contro o non parteciperò al voto perché il Parlamento, con queste commissioni, non sarà più forte. In passato, il promotore di giustizia del Vaticano, Alessandro Diddi, aveva espresso chiaramente la sua opposizione riguardo alla creazione di una commissione parlamentare sul caso. Egli aveva affermato: «Noi la vediamo come un'interferenza, un'intromissione perniciosa». Da alcuni mesi il Vaticano ha intrapreso un'indagine interna, la prima relativa alla scomparsa di Emanuela Orlandi, trasmettendo anche la documentazione pertinente alla Procura di Roma. Attualmente entrambe le istituzioni stanno collaborando per cercare di rispondere a tutte le domande legate a questo enigma. La famiglia di Mirella Gregori ha manifestato soddisfazione per l'istituzione della commissione. Nel frattempo, Maria Antonietta, sorella di Mirella, con il supporto legale dell'avvocato Nicodemo Gentile, sta cercando di esaminare nuovamente i documenti per presentare una richiesta di riapertura delle indagini. Di recente la donna si è rivolta a Sonia, migliore amica di sua sorella e testimone chiave del caso, convinta, dopo 4 decenni, che la ragazza non abbia rivelato all'epoca tutto ciò che sapeva. Le parole della donna in merito a ciò sono le seguenti. Sonia stava praticamente tutti i giorni a casa nostra. Fra le persone che si sono allontanate da noi c'è anche lei. Non è più salita in casa. Secondo me sapeva qualcosa in più che non ha voluto dire. Forse è stata intimorita. Forse sapeva chi doveva incontrare Mirella. Forse mia sorella le ha detto qualcosa in più rispetto a quello che diceva a noi. Sonia sembra essere effettivamente una delle ultime persone che ha visto Mirella. Quando la famiglia Gregori si preoccupò per la sua mancanza, rientrando a casa, si rivolse direttamente a lei per avere notizie. Maria Antonietta si affrettò ad interrogarla per sapere se avesse delle informazioni. Questi sono i ricordi che la donna ha di quei momenti. Mi disse che mia sorella aveva appuntamento a Porta Pia per poi andare a Villa Torlonia a suonare la chitarra. Ma Mirella non suonava né aveva amici che suonavano. Durante le ricerche di Mirella furono effettuati tentativi di trovarla anche a Villa Torlonia, ma senza successo. Maria Antonietta Gregori ha voluto sottolineare un episodio inquietante che si verificò durante queste ricerche riguardanti sua sorella, un evento ben noto agli inquirenti. Mia mamma all'epoca riconobbe fra gli uomini della scorta del Papa una persona che aveva visto parlare svariate volte con Mirella e con l'amica Sonia sotto casa. Ne rimase turbata. Il giorno dopo andò in caserma per dire quello che aveva notato, ma non fu chiamata subito per un confronto, bensì 8 anni dopo. Io le ero accanto quando andò. Prima era convinta che quell'uomo della scorta
fosse lo stesso visto con Mirella, poi quando uscì disse di essersi sbagliata. Non so che cosa successe. Ha avuto forse paura o è stata minacciata? L'unica certezza ancora presente in questo caso è che 40 anni fa, il 7 maggio, la quindicenne lasciò la casa dopo aver risposto al citofono. Affermò che si trattava di Alessandro, un ragazzo che le piaceva anche se non aveva mai dimostrato particolare interesse nei suoi confronti. Forse colui che ha utilizzato quel nome sapeva bene che avrebbe spinto immediatamente la ragazza a scendere. Forse era consapevole di attirarla in una trappola. È possibile che il piano per rapirla fosse stato predisposto in anticipo. Anche gli investigatori hanno considerato questa possibilità. Inoltre, c'è un'altra pista da seguire. Il giorno precedente alla scomparsa di Mirella, due individui sospetti fecero ingresso nel bar dei Gregori, che proprio in quella giornata veniva inaugurato dopo un periodo di ristrutturazione, tenendo un comportamento inappropriato. Questi sono i ricordi di Maria Antonietta. Sembrava volessero fotografare Mirella e vennero cacciati da mia madre, proprio il giorno dopo mia sorella è scomparsa. È possibile che una di queste piste venga esaminata dal Parlamento? Potrebbe emergere un collegamento, sempre ipotizzato ma mai dimostrato, con la scomparsa dell'altra quindicenne, Emanuela Orlandi, avvenuta nel cuore di Roma dopo la sua visita alla scuola di musica di Sant'Apollinare. Gli esponenti politici della commissione avranno a disposizione gli stessi strumenti investigativi utilizzati dagli organi inquirenti.